Ciao, io sono Alex Stella e ti do benvenuto nel mio canale YouTube. Nel tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questa tote bag bellissima e coloratissima a righe e con questo punto così particolare. Per eseguire la borsa di queste dimensioni io ho utilizzato un numero totale di 6 gomitoli di questo bellissimo filato che si chiama Panarea. È un filato molto particolare, mi sono trovata molto bene a lavorarlo, è una microfibra e viscosa. L'azienda ci indica l'uncinetto 6-7, in effetti io ho utilizzato uncinetto numero 6 e questa è stata la misura giusta dell'uncinetto per la mano che ho. Voi fate le prove e vedete se tirate tanto, se avete la mano stretta, utilizzate anche il numero 7. Io ho scelto di montare su questa borsa questa bellissima chiusura a clip a forma di cuore e un accessorio facoltativo. Le tote bag di adesso non hanno proprio la chiusura, ma io ho preferito comunque applicarla, mi piaceva tantissimo questa forma. Potete mettere una cerniera o anche un bottone magnetico semplicemente cucito nella parte superiore della borsa. Ho scelto anche di metterci all'interno una fodera, anche se la borsa è perfettamente utilizzabile, ma resta molto più morbida senza una fodera, quindi io ho scelto comunque di inserirla. Se anche voi fate questa scelta avrete bisogno di un buon cotone, di una stoffa per mettere all'interno come fodera. Voglio ringraziarvi perché mi seguite sempre con tantissimo affetto e volevo chiedere a tutte le persone che ancora non sono iscritte al mio canale di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati su tutte le novità che io carico su questa piattaforma. La vostra iscrizione per me è fondamentale, mi aiuta a crescere, ampliare sempre di più e migliorare il servizio gratuito dei tutorial che io carico su questa piattaforma. La parte centrale, quindi il corpo centrale della borsa, è lavorato con 2 maglie alternate, una mezza maglia e una maglia bassissima. Iniziamo la lavorazione del campione dall'eseguire 12 catenelle. In questo modo. Iniziamo la lavorazione dei punti partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, quindi non la prima ma la seconda, e all'interno di questa catenella lavoreremo una mezza maglia. Gettata sull'uncinetto, entro nella maglia, riprendo il filo, ho 3 gettate sull'uncinetto, riprendo il filo e le chiudo tutte e 3. Nella maglia successiva lavorerò una maglia bassissima, quindi entro all'interno della catenella senza caricare il filo, riprendo il filo e lo passo immediatamente in questo modo. Nella maglia successiva una mezza maglia, poi di nuovo una maglia bassissima, una mezza maglia, una maglia bassissima. Ora proseguirò su tutte le catenelle lavorando una mezza maglia e una maglia bassissima, una mezza maglia, di nuovo una maglia bassissima e alla fine una mezza maglia. Ecco come si presenta il nostro primo giro, vedete? Questo è il risultato. Ora non facciamo altro che eseguire una catenella, giriamo la lavorazione e se qui nel giro precedente la nostra maglia era una mezza maglia, in questo caso alterniamo, quindi dove abbiamo una mezza maglia lavoriamo una maglia bassissima. Dove invece avevamo eseguito una maglia bassissima lavoreremo una mezza maglia. Di nuovo, qui abbiamo una mezza maglia, quindi lavoriamo una maglia bassissima. Qui una mezza maglia. E alterniamo i punti.
Nell'ultimo punto del giro sottostante abbiamo una mezza maglia, quindi chiudiamo con una maglia bassissima. Ecco come si presenta il secondo giro. Ricominciamo il terzo giro, una catenella e di nuovo lo stesso procedimento. Dove abbiamo una maglia bassissima, lavoriamo una mezza maglia. Dove invece abbiamo una mezza maglia, una maglia bassissima. E ora alterniamo i due punti fino alla conclusione del giro. Ripetiamo ancora una volta il giro insieme, quindi una catenella, giro la lavorazione, qui all'inizio ho una mezza maglia, quindi comincio con la maglia bassissima. Come riconoscere le mezze maglie? Le mezze maglie sono quelle che al di sotto della catenella superiore hanno questo filo per traverso, vedete questo filo in più, questo è il filo della nostra gettata che si presenta in questo modo dopo aver alternato i punti con la maglia bassissima. Quindi se avete il dubbio, magari non vi ricordate se avete cominciato con finito con la mezza maglia o con la maglia bassissima, è semplicissimo riconoscere il punto, perché la mezza maglia, eccola qua, ha sotto alla catenella questo punto, questo filo, questa gettata trasversale che passa qua sotto. Quindi io so che se ho finito con la mezza maglia, ho iniziato con la mezza maglia, e quindi nell'ultima maglia devo fare una maglia bassissima. La catenella invece della maglia bassissima, come vedete, è sempre molto più piccola, più stretta, e quindi questo mi dà l'indicazione che qui avevo lavorato una maglia bassissima. Di conseguenza, all'interno di questa catenella lavorerò una mezza maglia. Ecco qua come si presenta il nostro punto, come vedete è double fass, perché questo bellissimo disegno che crea la mezza maglia lo vedrete alternato in entrambi i versi della vostra lavorazione. Per lavorare questo pannello, quindi la parte del corpo della borsa, ho avviato 84 catenelle per avere 83 maglie. Qui abbiamo bisogno di un numero dispari di maglie, quindi per avere 83 maglie ho avviato 84 catenelle. Perché numero dispari di maglie? Per avere all'inizio e alla fine la stessa maglia, quindi per iniziare sempre con lo stesso tipo di maglia, o con una mezza maglia o con una maglia bassissima. Voi potete tranquillamente avviare il numero delle catenelle che più vi piace, più vi aggrada come misura per la vostra borsa. La mia è una borsa medio grande, ma se la preferite ancora più grande potete aggiungere le catenelle, oppure se la preferite leggermente più piccola o una versione proprio a pochette di questa borsa, potete avviare la metà o anche meno delle catenelle che io ho avviato per questo pannello. Il cambio di colore, io semplicemente inserisco il nuovo colore senza fare nodi o asolette all'interno dell'asola del colore che devo tagliare, quindi questo è il mio colore precedente, questo è il mio nuovo colore, ho inserito questo filato all'interno del colore numero 1, parto con il colore numero 2 semplicemente lavorando una catenella, giro la lavorazione, qui avevo una maglia bassissima, quindi riprendo lo stesso punto, la stessa lavorazione,
quindi mezza maglia. Procedo semplicemente lavorando i punti esattamente come abbiamo lavorato fino ad adesso, usando il nuovo colore. Questi filati, quindi questo filo poi va tagliato, questi filati poi li chiuderemo, li nasconderemo all'interno delle maglie in questo collago sul rovescio della lavorazione. Come alternare i colori all'interno della vostra borsa? Qui veramente sentitevi liberi e scatenate la vostra fantasia. Io ho deciso di alternare 10 colori, quindi è una borsa molto colorata, e come vedete ho fatto 3 giri, 2 giri, 2 giri, 1 giro, 2 giri, insomma a mio piacimento, a come la mia creatività mi ispirava, ho deciso di alternare questi colori, ma non c'è una regola base, sentitevi veramente liberi, libere di decidere e di inserire i colori a vostro gradimento, alternando le righe da più piccole a più larghe, come più vi piace. Ora vi posso dare le misure del pannello, quindi lunghezza, l'ho piegato a metà, è piegato a metà, misura 35 cm, quindi è un totale di 70 cm. La larghezza invece del pannello è di 32. Ora che ho concluso la lavorazione del pannello, prendo 2 segnapunti e devo dividere il pannello in 3 parti. Conto qui il numero delle mie maglie, quindi prendo come punto di riferimento le catenelle, qui le catenelle superiori, e inserisco il mio segnapunto nella 34esima catenella. Lo stesso procedimento dall'altro lato della lavorazione, quindi 34 e nella 34esima inserisco il segnapunto, e all'interno di questo spazio, quindi qui internamente ai 2 segnapunti, ho 15 maglie. Su queste 15 maglie centrali lavorerò il mio laterale della borsa, quindi il fianco della borsa. Riprendo le catenelle, semplicemente inserisco il colore che io ho scelto come rifinitura della mia borsa, quindi i laterali e la rifinitura superiore sarà in questo colore ginsato. Inserisco all'interno della catenella il mio filato, eseguo una catenella e maglia bassa. E ora lavorerò maglie basse in tutte e 15 maglie che ho segnato all'interno di questo spazio. Lavoro una maglia bassa, rigiro la lavorazione e lavoro di nuovo 15 maglie basse e proseguo lavorando maglie basse una in ciascuna del giro sottostante, quindi sempre totale 15 maglie basse finché non arrivo a coprire tutto il laterale della mia borsa, quindi tutta l'altezza della mia borsa. Ho lavorato il laterale a maglie basse per un totale di 36 giri. Io con 36 giri, una volta ripiegato il laterale qui da questo lato, ecco che posso coprire tutte le maglie della mia parte frontale della borsa con le maglie del laterale. Ho fatto lo stesso procedimento anche sull'altro lato del pannello, quindi ho eseguito i due laterali e ora possiamo proseguire con la cucitura. Qui potete eseguire qualsiasi tipo di cucitura, potete cucire anche a maglie basse, come più vi piace. Io ho preferito fare una chiusura invisibile, quindi una cucitura invisibile di 2 lembi, eseguita con l'ago. Quindi a bordo della lavorazione, quindi a filo della lavorazione, passo all'interno delle maglie, in questo modo. E accosto le lavorazioni.
ho cucito entrambi i laterali della borsa, ecco qui, e adesso procederò con il bordo di rifinitura superiore, quindi almeno 4 giri di maglia bassa tutta attorno al perimetro superiore della borsa. Ovviamente, mano a mano che proseguo con la rifinitura, il bordo di rifinitura, nascondo sul rovescio tutti questi fili in avanzo. Poi, visto che la borsa comunque va foderata, potete anche lasciarli in questo modo e non impegnarvi a chiuderli ad ago uno ad uno, li lasciate sotto e li lasciate all'interno della fodera, dopo non si vedono. Se invece scegliete di non foderare la borsa, ovviamente ognuno di questi fili va rifinito e va chiuso all'interno delle maglie. Dopo aver eseguito 4 giri di maglia bassa tutti attorno al perimetro della borsa, ho cucito le mezzelune, i mezzi cerchi, in questo modo per poter applicare il manico. Ho applicato la chiusura. Questo tipo di chiusura semplicemente si monta molto semplicemente, basterà aprire lo spazio in mezzo alle maglie, perché qua, come vedete, il foro è piccolo, quindi non serve fare degli spazi vuoti. Quindi aprendo semplicemente lo spazio in mezzo alle maglie, si monta con delle viti, eccolo qua, si monta questa chiusura. Ora vediamo insieme le misure. La larghezza del nostro pannello centrale è 34 centimetri. La larghezza del fondo 12 centimetri, altezza totale, quindi compreso il bordo di rifinitura, quindi altezza totale della borsa è 29 centimetri. Con queste misure è una bellissima e ampissima tote bag da utilizzare ogni giorno. Spero che questo progetto e questo tutorial vi sia utile e che vi sia piaciuto. Non vedo l'ora di vedere le vostre coloratissime borse per questa estate. Noi ci vediamo al prossimo tutorial!